Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dall'angolo del rosso e nero dell'angolo della schedina. Allora, ovviamente prima facciamo il resoconto della giornata che è appena passata, è finita ieri e domani già si ricomincia a giocare. Allora, nel frattempo volevo baciarvi e abbracciarvi tutti quanti, siamo a 715 ragazzi, stiamo andando avanti, stiamo crescendo in una maniera smisurata, anche su TikTok sono contento, mi raccomando andate anche là a seguirmi. L'angolo del rosso nero su TikTok, mi trovate lì, la faccia purtroppo è sempre quella, quindi non vi potete sbagliare. E sono felicissimo, sono veramente felice, non mi aspettavo una crescita così, o tutti i video lo dico, però tutti i video aumento, quindi ovviamente lo ribadisco sempre. Allora ragazzi, faccio il resoconto di quello della giornata di ieri che è finita. Poi facciamo la nuova, quella che ci sarà da domani fino a giovedì, perché ancora giovedì c'è l'ultima partita. E poi vi annuncio che, anche se sono in ferie a Roma, ragazzi, un'ora e mezza posso dedicarla, un paio di ore, le posso comunque dedicare al Milan. Mi metto in camera d'albergo e mi faccio la mia bella diretta, dovrei portarmi anche il computer. Quindi mi faccio la mia bella diretta. Non potrò gridare come sono da Manuele o a casa della mia fidanzata o a casa mia. Però, vabbè, faccio la diretta, vi tengo un po' di compagnia, mi fate un po' di compagnia e analizziamo insieme la partita. Va benissimo così. Allora, cominciamo con la schedina vecchia. Ne ho prese 7 su 10, ragazzi, comunque. Ne ho prese 7 su 10. Devo dire che quelle che ho sbagliato, comunque, sono, non dico clamorose, però diciamo che per certe squadre sono gravi. Sono gravi. Adesso andiamo ad analizzare un attimo velocemente, ragazzi. Allora, tanto mi prendo anche i risultati anche io, perché li ho tolti, perché li ho controllati, li ho scritti e poi li ho tolti. Allora, cominciamo. Salernitana-Frosinone, finita 1-1, aveva messo 1x, quindi presa e una. Va bene, io l'avevo detto che comunque a Salerno il Frosinone non ci andava a vincere, al massimo ci andava a pareggiare, fra un po' la Salernitana pure ci vince, però comunque, vabbè, comunque 1-1, presa. Lecce-Genoa, ve l'avevo detto che non era una partita da pareggio, perché i due dovevano vincere. Lecce, seconda in classifica, sta continuando, terza in classifica, perché adesso l'abbiamo superata ieri, sta continuando il suo sogno. Non so quanto duri ancora il sogno del Lecce, con tutto il rispetto. Però è bello vedere una squadra che gioca così, si impegna così. Cioè, Lecce è libera da ogni pensiero, sa di potersi salvare e gioca libera. Giocando libera, sta facendo dei risultati incredibili. Il Genoa, che comunque ha pareggiato con Napoli, ha vinto a Roma con la Lazio, sta facendo risultati anche il Genoa. Poteva comunque vincerci a Lecce, non è che Lecce è un campo impossibile, però si è trovato davanti un gran Lecce. Io avevo messo o uno o due, quindi o la vittoria del Lecce o la vittoria del Genoa. È finito 1-0 per il Lecce, quindi ho preso anche questa. Milan-Verona, ragazzi, poi andiamo ad analizzare un attimo la partita. Faccio una piccola analisi della partita dopo aver dato la schedina nuova. Squadra orribile, inguardabile, però abbiamo vinto 1-0. L'avevo detto, avevamo assolutamente bisogno della vittoria, non ci stiamo tanto a girare. Abbiamo vinto, strettissimo, però abbiamo vinto 1-0. L'ho presa, ha votato la vittoria al Milan secco. Sassuolo Juventus, io avevo detto, ragazzi, questo è stato uno dei più risultati più clamorosi di questa giornata qua. Io avevo detto che comunque era una partita doppia. Il pareggio è difficile comunque in due squadre così che segnano tanto e che cercano comunque di vincere. La Juventus era in stato di grazia perché comunque aveva vinto con la Lazio, stava facendo dei bei risultati. Il Sassuolo aveva assolutamente bisogno di vincere perché veniva anche da un momento un pochettino comunque di crisi. E adesso infatti viaggia comunque a 6 punti su 5 partite, quindi è poco, ragazzi, è poco. E è finita 4-2. Finita 4-2 con un erroraccio alla fine di Gatti. Quella cosa lì penso che purtroppo per Gatti rimarrà negli annali della storia della Serie A. Purtroppo sono cose che capitano. Io avevo detto comunque o vittoria della Juve o vittoria del Sassuolo. Ha vinto Sassuolo 4-2, presa. Lazio-Monza. A Lazio-Monza, ragazzi, io ho detto che sono due squadre che segnano, ma in effetti tante occasioni ci sono state. È finita 1-1, io avevo detto over 2,5, quindi minimo 3 gol. È finita 1-1, quindi 2 gol. Però l'avevo detto, ragazzi, sono due squadre che segnano tanto e potevano anche segnare tanto. Si sono mangiati tantissimi gol sia la Lazio che il Monza. Quindi ci stava benissimo. Poi è finita 1-1, è rimasta bloccata. Lasciamo perdere poi cosa è successo negli spogliatoi con Sarri. Lasciamo stare. È finita 1-1, quindi io avevo detto 3 gol. Hanno fatto 2 gol. Sbagliato.
Empoli Inter, stessa cosa. La grande Inter che fa 5 gol a noi, 4 alla Fiorentina, di qua l'attacco più forte del mondo, all'attaccante più forte d'Europa in questo momento, secondo alcuni disadattati, è più forte di Kane, è più forte di Haaland, eccetera. 1-0 con l'Empoli, se non si inventa quel gol lì di Marco che ci riprova 20 volte, non ci riesce più. Vanno anche a pareggiare 1-0. Io avevo detto minimo 2, minimo 3 gol. È finita 1-0. Quindi, niente, sbagliata anche questa. Atalanta-Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, con tutto il rispetto soprattutto per Ranieri, che io amo, come ho detto nell'ultimo video, era difficile per il Cagliari fare il risultato a Bergamo. L'Atalanta che viene anche da un momento di crisi, perché comunque l'Atalanta è in crisi, ragazzi, per come sta andando la stagione, non, cioè, c'è 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, però ci si aspettava un'Atalanta ben ben diversa, perché comunque è andata a perdere comunque anche a Frosinone, e il Cagliari, non sono queste le partite che gli servono al Cagliari per salvarsi. A 2 punti il Cagliari, poi c'ha davanti l'Udinese che ne ha 3, la Salernitana che ne ha 3 e il Genoa comunque ne ha 4. E non sono queste le partite che deve salvarsi. Era molto difficile, gli sta anche stretto all'Atalanta 2-0. Io avevo detto 1 fisso, giustamente l'Atalanta col Cagliari in casa non ci pareggia e non ci perde, giustamente, quindi 1 fisso, giusto, preso 2-0. Udinese Fiorentina, avevo dato la doppia, avevo detto non è stra difficile che pareggino, la Fiorentina veniva dalla fatica europea, dove purtroppo ha pareggiato, e l'Udinese comunque aveva assolutamente bisogno comunque di vincere, di fare il risultato anche lei. L'Udinese completamente in crisi, ragazzi, è terz'ultima, 3 punti, completamente in crisi l'Udinese. La Fiorentina è in uno stato di grazia in questo momento, perché la Fiorentina in questo momento, se andiamo a vedere, ogni tanto faccio così perché vado a vedermi un attimo la classifica, è al quinto posto a 10 punti, a pari punti con la Juve, quindi sarebbe quarta. In stato di grazia, vi ho detto o 1 o 2, quindi ho vittoria dell'Udinese, ho vittoria della Fiorentina, è finita 2-0 per la Fiorentina e quindi l'abbiamo presa. Bologna-Napoli, ragazzi, è stato qualcosa di clamoroso. Io avevo dato over 2,5, è finita 0-0. Napoli che ha fatto l'unico tiro in porta, neanche in porta, l'unico tiro della partita su rigore. Il Bologna che l'ha presi a pallonate, oggettivamente parlando. È finita 0-0, Napoli completamente fuori controllo da Garcia. Ieri sullo 0-0 è andato a togliere Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen, che sono i 3 giocatori che l'ha portato lo scudetto il Napoli l'anno scorso. Non lo so, io l'ho detto Garcia, è una minchiata pazzesca prenderlo. Però va bene così. E over 2,5, 0-0, ovviamente sbagliata. Questa è la terza che ho sbagliato, e poi l'ultima, Torino-Roma. Io l'ho detto che la Roma non ci vinceva a Torino. È passata in vantaggio, però ragazzi, il Torino meritava di vincere. Oggettivamente ieri il Torino meritava di stravincere, sinceramente, solo per quanto abbiamo visto nel primo tempo. Stravincere no, però comunque gli sta molto molto stretto il pareggio al Torino. Gli sta molto stretto il pareggio a Torino. Quindi va bene la traversa, tutto quello che vuoi, il palo, tutto quello che vuoi, però ieri sera il Torino secondo me vince, meritava anche di vincere. Comunque è 1x, quindi presa. Quindi se andiamo a vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su 10 presa, più della metà, però purtroppo questo unplay non è ancora arrivato. Potevamo farlo alla seconda, alla terza giornata dell'unplay. Udinese Frosinone finita in pareggio. Allora, andiamo a vedere la nuova schedina un attimino, velocemente, visto che sono già 8 minuti e mezzo. E poi parliamo un attimino della partita del Milan. Allora, velocemente, ragazzi, non ci sono molto tempo a perdere perché tanto poi le partite sono quelle. Allora, Juventus-Lecce, la Juve è per forza costretta a vincere. Il Lecce continua il suo sogno. Ripeto, il Lecce non ha nulla da perdere. È tranquilla che si può anche salvare. È vero, è già ancora la sesta giornata questa. Però il Lecce è veramente, sta andando a ritmi altissimi. Probabilmente la Juventus vincerà. Comunque non è una gufata, ma probabilmente la Juventus vincerà. Io ci ho messo 1-2. Cioè, o vittoria della Juventus o vittoria del Lecce. Non ci vedo la Juventus che pareggia in casa con Lecce. Cioè, tu dici, ma come? Non ci vedi la Juventus che pareggia in casa con Lecce, però ci hai messo la sconfitta. È più facile, ragazzi, che Lecce vada a vincere a Torino, un risultato così clamoroso, che ci vada a pareggiare. O che ci vada a perdere, è più facile. Quindi preferisco mettere 1-2. Cagliari-Milan, stesso discorso di prima. Adesso tra un po' ne parliamo. Non mi fido più della mia squadra, più di tanto. Mi auguro che il modulo torni di nuovo il 4-3-3 o si inventi qualcos'altro. Dovrebbero tornare Maignan e Theo Hernandez perché oggi hanno fatto tutta la seduta di allenamento con la squadra. Calabria ancora oggi a parte, domani dovrebbe allenarsi con lui con la squadra. Purtroppo Krunic lo vedremo tra un bel po' di tempo, purtroppo. Però ci ho messo X2, ragazzi. Perché
Perché io sono convinto che il Milan a Cagliari non ci perde. Contro queste squadre qua il Milan non ci perde. Con tutto il rispetto per Ranieri, perché ripeto, lo amo. Però non mi fido neanche della vittoria secca, ragazzi. Facciamo X2, facciamo pareggio o vittoria del Milan. Empoli-Salernitana, l'Empoli totalmente in crisi. Empoli che ha preso 7 gol a Roma, poi ha preso solo un gol dalla squadra più forte del mondo. E ripeto, se non tira quell'affare lì di Marco, finisce anche 0-0. Però la Salernitana adesso è in botta, ragazzi. È veramente in botta. È più forte dell'Empoli, secondo me, la Salernitana. Secondo me, la Salernitana è più forte dell'Empoli. Quindi, secondo me, X2. O pareggio, o vittoria della Salernitana e Empoli. Vedremo poi cosa succederà. Per me, X2. Verona-Atalanta. Verona che c'ha assolutamente anche lei bisogno di fare dei punti. E che comunque, Verona che fa gol. Verona che comunque fa gol, con noi poteva farlo un paio di gol comunque alla fine. Poi non sono stati bravi loro a sfruttare le occasioni, parate di Sportiello me ne ricordo una. Però il Verona che comunque un gol lo può fare, altrettanto l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta ne può fare anche 2-3 al Verona, quindi over 2,5, quindi facciamo minimo 3 gol insieme a Inter Sassuolo. Perché comunque l'attaccante più forte del mondo là davanti, magari ricomincia a segnare, magari ne fa due. E Sassuolo abbiamo visto che può segnare in qualsiasi momento con quel cavolo di Berardi che si sta svegliando. Io l'avevo detto lo scorso episodio, Berardi si sta svegliando. E infatti guardate che partita che ha fatto con la Juventus e speriamo che giochi così anche con l'Inter. Speriamo bene, io ho messo minimo 3 gol. Inter Sassuolo, over 2,5. Lazio-Torino, questa me la sono rischiata ragazzi, eh. Lazio-Torino a Roma, secondo me la Lazio non vince. X2. In questo momento il Torino è in stato di grazia, è veramente una bellissima squadra. Juric sta preparando le partite in maniera perfetta. Ieri buongiorno su Lukaku è stato qualcosa di allucinante. L'unico errore che ha fatto per mezzo secondo che ha ritardato l'intervento, poi è stato anche sfigato perché gli è passato anche sotto le gambe, ha segnato la Roma. Però, veramente, se domani, vabbè, mercoledì o giovedì, quando è, non lo so, mercoledì comunque, buongiorno fa la stessa partita su Immobile e tiene così il centrocampo, secondo me il Torino un punto glielo strappa la Lazio in casa, se non la vittoria addirittura a Roma. X2 ragazzi, me la rischio. Napoli-Udinese over 2,5, il Napoli che si deve svegliare ragazzi, c'è poco da fare, il Napoli si deve assolutamente svegliare, l'Udinese idem, soprattutto l'Udinese si deve svegliare. Minimo 3 gol ci stanno, perché prima o poi il Napoli comunque si deve svegliare, minimo 2 gol il Napoli li fa, e però riprende, ieri non l'ha preso per non si sa bene come, però li prende, quindi secondo me un gol l'Udinese lo fa, secondo me minimo 3 gol ci stanno anche qua. Frosinone-Fiorentina 2, è vero, l'ho detto tante volte, il Frosinone in casa è una brutta bestia, però la Fiorentina in un momento che penso una delle squadre più in forma in questo momento del nostro campionato. Se volete ci possiamo coprire con l'X2, voi, io ormai ho scritto la schedina, ho detto 2, non cambio più. Poi se ne faccio 9 su 10 perché la Fiorentina ha pareggiato, mi mangio i gomiti. Però, secondo me vince la Fiorentina, 2 fisso. Monza-Bologna 1X. Bologna, bellissima squadra, ma in casa. In trasferta Bologna fa tanta fatica. Il Monza, comunque, viene dal pareggio con la Lazio a Roma, sa preparare benissimo le partite a Palladino, c'ha comunque Pessina, c'ha comunque anche Colpani, che veramente Colpani a me piace da morire, ragazzi, e che è una bellissima squadra il Monza, secondo me non perde in casa col Bologna 1X, secondo me il Monza in casa col Bologna non ci perde. L'ultima, Genoa-Roma, stesso discorso per Torino-Roma, la Roma che in questo momento è poca cosa, se gli blocchi Lukaku non fa niente. E se comunque Girardino prepara la partita su Lukaku, la Roma farà tanta fatica comunque a vincerci a Genoa. Secondo me, la Roma a Genova non ci vince. Genoa-Roma 1X. Quindi, questa è la schedina, col solito calendario sullo sfondo. Juve-Lecce 1-2. Cagliari-Milan X2. Empoli-Salernitana X2. Verona-Atalanta over 2,5. Inter-Sassuolo over 2,5. Lazio-Torino X2. Napoli-Udinese over 2,5, Frosinone-Fiorentina 2, Monza-Bologna 1X e Genoa-Roma 1X. E questa è la schedina. Allora, tanto buttiamo via questa, via. E la nuova, poi ce la andiamo a giocare. Allora, ragazzi, se non ci svegliamo, qua finisce veramente male.
Se non ci diamo una svegliata, ragazzi, questo campionato finisce veramente male. Rischiamo seriamente di non arrivare neanche tra le prime quattro. Perché è inaccettabile un Milan così nel secondo tempo. Un secondo tempo vergognoso. Prendi 5 pappine al derby, vai con Newcastle in casa, fai fatica a segnare nonostante quello stronzo di Leao. Poi Leao, è vero. Se non fa la cagata in difesa, il Verona finisce 0-0. Poi finalmente Leao ha fatto Leao davanti alla porta, cioè deve fare gol. Fa gol Leao davanti alla porta, non come con Newcastle. Però con Newcastle abbiamo visto una squadra viva, attiva, impegnata, che si impegna, che ci ha messo il cuore, la grinta, che però non è riuscita a fare gol. Tu ti aspetti col Verona un'altra partita, arriva il cambio di modulo, non si sa bene per quale motivo. Cambio di modulo che ha fatto veramente schifo. Il primo tempo così così. Il secondo tempo il Verona la va a pareggiare, secondo come, perché non siamo esistiti nel secondo tempo, a parte tre ripartenze. Ma tre ripartenze, parliamo di ripartenze, non tre azioni fatte come si deve. Tre ripartenze, perché fortunatamente in Serie A siamo una delle squadre più forti quando ripartiamo. Noi siamo riusciti a concretizzarle, quindi il secondo gol non è arrivato. Siamo stati tutta la partita fino alla fine a soffrire per paura che dovesse arrivare il secondo gol, il gol del pareggio. Meno male che Sportiello ha fatto una parata allucinante nel primo tempo. Ma io un Milan così, contro le squadre piccole, tra virgolette, non lo voglio più vedere. Io voglio vedere un Milan a Cagliari che si mangia l'avversario col 4-3-3. Punto. Stop. Fai riposare un po' Leao e ci metti Okafor. Fai riposare un po' Giroud e ci metti Jovic. Ci metti Chukwueze sulla destra. Fai giocare Adli, fai riposare un po' la Soucek e ci metti Renders. Dietro la punta, comunque, ci puoi mettere anche Luca Romero, che ci può giocare, per carità. E sulla destra ti metti Florenzo Calabria se recupera. Centrale, ti metti Tomori e ciao. E a sinistra ti torna Hernandez. In porta, Maignan. Non voglio vedere più quel 3-4-3. Poi ovviamente io sono qui che parlo davanti alla telecamera e dico il mio pensiero, sicuramente poi uso 3-4-3 anche mercoledì perché come sappiamo l'allenatore che vince ha sempre ragione per quanto il tifoso possa essere incazzato per come gioca la squadra. L'allenatore ha visto che ha vinto col 3-4-3 e lui continua a mettere 3-4-3, quasi sicuramente sarà così. Però a me il 3-4-3 mi fa letteralmente schifo, 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 assolutamente. Va bene. E io mi auguro di vedere un Milan diverso perché abbiamo bisogno ancora di vincere, ma anche di convincere. Perché ok, la vittoria va bene, ma non basta. È inutile che certi dicono vincere è l'unica cosa che conta. Un cazzo. Perché è vero, vinci, ma devi anche giocare bene, devi sapere anche tenerlo il risultato. Perché c'è nata di culo col Verona. Perché un Cagliari che ti attacca in casa con quella maniera lì ti fa gol e pareggi. Se stai vincendo 1-0 dopo 4 minuti, 8 minuti. Quindi, per piacere, facciamo almeno due gol nel primo tempo e poi ce la giochiamo poi nel secondo, giocando in una maniera abbastanza decente. Ragazzi, 18 minuti direi che è abbastanza lungo come video, quindi direi di salutarci qui. Io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio. Mi raccomando, fatemi sapere poi la vostra anche dalla schedina. Se avete voglia, contattatemi anche su TikTok, l'angolo del rosso nero. Siamo a 715, arriviamo a 800 il prima possibile. Dai, ragazzi. Iscrivetevi, condividete, supportatemi il canale, lasciatemi like, lasciatemi tutto quello che volete per supportarlo e supportarmi soprattutto. Bacio, un abbraccio e noi ci vediamo mercoledì con la live di Cagliari Milan. Ciao ragazzi!